In questo video vedremo come risolvere tutti i problemi di connessione relativo al nostro computer. Allora, prima di spiegarvi un po' la procedura, desidero che controllate che il vostro modem o router sia acceso. Che sia collegato tramite cavetto di rete tra il modem e il PC e eventualmente verificare anche la vostra linea telefonica se è collegato oppure non è collegata. Quindi, insomma, verificare tutte le prese se sono saldamente collegate. Se dopo questo non riuscite a risolvere, basta entrare nelle risorse di rete, tasto destro proprietà. Se avete Windows 7 dovete andare su rete, centro connessione di rete e condivisione, modifica impostazioni scheda ed entrare nella connessione di rete che ci interessa. Se avete una connessione senza fili, quindi la connessione Wi-Fi, quella lasciatela perdere perché dovete andare a impostare, a modificare dei parametri sulla connessione di rete locale. Una volta trovatoci sul centro connessione di rete e condivisione, clicchiamo sulla rete locale LAN, tasto destro proprietà, apriamo il protocollo internet TCP/IP e su Windows 7 troverete sia TCP/IP versione 4 e sia TCP/IP versione 6. Cliccate sulla versione 4 perché la versione 6 attualmente non è disponibile. Non è disponibile. Mettete la spunta utilizza il secondo indirizzo IP e mettete l'indirizzo IP statico. Sicuramente voi avrete l'indirizzo IP dinamico, quindi ottiene automaticamente tramite il DHCP. Ma vi consiglio di usare l'indirizzo statico se non riuscite a connettervi. Se avete un indirizzo, quindi una connessione da parte dell'operatore Telecom, quindi TIM, Alice, l'indirizzo gateway è 192.168.1.1. Mentre l'indirizzo IP andremo a mettere un indirizzo IP a caso che parta dallo 0 a 127, quindi 192.168.1.124. La subnet mask è questa qua ed è ovviamente invariata 255.255.255.0. Per il DNS utilizzeremo gli Open DNS di Google, che sono i più veloci e i più performanti. Gli Open DNS sono 8.8.8.8 e nel DNS alternativo 4.4.4 e .4. Fate ok e poi ok. Se dopo questi indirizzi non riuscite a risolvere nemmeno, allora a questo punto dovremo eseguire questa procedura che adesso vi farò vedere. Quello che dobbiamo fare altro è aprire il prompt dei comandi, quindi apriamo start, segui, ho sbagliato, start, segui, digitiamo cmd, premiamo invio e dobbiamo digitare queste tre stringhe. Da Windows 7 avremo qui la barra di ricerca, quindi cercheremo cmd. Una volta trovato il cmd, clicchiamo il tasto destro e poi esegui come amministratore. Dite sì e poi il prompt dei comandi si aprirà. Mi raccomando, eseguitelo come amministratore. Questo è importante. Su Windows XP ovviamente non c'è bisogno perché già lo apri come amministratore. Allora, iniziamo quindi a digitare queste tre stringhe che vi lascerò ovviamente in descrizione così potrete fare un copia e incolla e subito velocizzare la cosa. Allora, dobbiamo scrivere netsh winsock reset, premiamo invio. Perfetto, la reimpostazione winsock completata.
Adesso dobbiamo scrivere netsh int ip reset. Premiamo invio. Perfetto, gli indirizzi TCP/IP sono stati riportati allo stato originale. E infine dobbiamo digitare l'ultima stringa, netsh firewall reset. Molto bene, impossibile trovare il comando, non so se sia una cosa di XP, ma con Windows 7 dovrebbe funzionare. E una volta digitato quest'altro comando possiamo chiudere, quindi digitare exit, e riavviare il sistema, quindi start, spegni computer e riavvia. Io adesso non riavvio, ma voi dovrete assolutamente riavviare. Una volta fatto, aprite la connessione. Ed ecco che siamo connessi. Ovviamente ho messo io l'indirizzo statico, quindi si è collegato con più facilità. Vediamo un sito più pesante. Perfetto, se la cava bene. Bene, spero di esservi stato d'aiuto. Per qualsiasi informazione contattate qua sotto. Ci vediamo al prossimo video.